vietato che questo reperto verrà trasmesso dall'archivio RAI, di registrare. Casomai se non avessi un registratore, sappia che se ha un lettore di DVD, premendo il tasto di destra, cioè folle, veramente folle. Ebbene, io invece mi sono messo con un semplice registratore, mi ho fatto la registrazione e gliel'ho mandata. Gli ho mandato questa cassetta, dopo una settimana gli arrivano 10 DVD, di tutto quello che Celibidà che aveva fatto con l'orchestra della radio danese in video. È stato un momento, sì, a casa mia spesso succede questo, che si sentono degli urli per me, queste cose mi emozionano molto, quando ritroviamo reperti di questo tipo. Io poi sono una persona che rispetto a raccogliere reperti, dico sempre che il polpaccio ha una sola opportunità, quando io l'ho avvelenato, di staccarsi dall'osso, perché se aspetta che io apra la bocca, può aspettare anche tutta la vita. Quindi diciamo che sono depositario anche di una videoteca straordinaria su questo maestro e voglio condividerla, perché l'atto che io voglio fare è un atto di amore, un atto in cui metto tutti nella opportunità di conoscere questo grande insegnamento. Qual è il luogo migliore di questo per dare l'annuncio di queste cose? Un luogo come questo in cui si vuole conservare la memoria storica. Io dico che c'è di dare un patrimonio dell'umanità. Allora, il mio invito è fare in modo che tutti ne possano usufruire e arrivino a cogliere. Mettiamo la parte finale, mettiamo il finale, l'ultima tranche, cerca l'ultima tranche. Sì, adesso facciamo i salti mortali anche da un punto di vista tecnico. Forse te l'avrei dovuto dire prima, ma purtroppo il tempo ultimamente mi fanno già segno di accorciare i tempi, perché siamo messi come siamo messi. Quello che succederà è che ci sarà la proposta in molte associazioni, amici della musica, associazioni musicali, di conferenze su Celibidà, di cui voi avete avuto un assaggio questa sera, cioè il modo di vedere appena appena qualche cosa che lo riguardi come didatta, come esecutore e come diffusore di poetica musicale. Ma quello che arriveremo a fare sarà, come dicevo all'inizio, degli slow food, conferenze di due ore e mezza, in cui ci sarà modo di entrare in questa logica vedendo reperti di ogni tipo e avendo modo quindi di accedere a questo vero e proprio patrimonio dell'umanità. Allora, riesci a mandare l'ultima parte? Sì, ancora un attimo di... Je ne sais pas s'il y a eu des gens avant vous qui ont mis le doigt là-dessus et de dire pourquoi la musique agitait sur nous. Pourquoi la musique était possible? Vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi cette relation était possible? C'est comme ça. C'est comme si la musique existerait en dehors de nous. Elle agit sur nous. Oui. Pas vrai? C'est pas vrai. C'est faux. Pourquoi la musique était possible? Musique, c'est toi. J'ai évolué sur la protection de cette idée. Ce que je fais est pour les autres. Dieu, s'il y a erreur dans ça, fais-moi le savoir. Fais-moi vivre mon erreur. Bon, jusqu'à maintenant, il m'a laissé faire. Et au contraire, à la fin de ma vie, je vois quand même beaucoup de mes idées ont déjà pris racine et donné des fruits. Mais il y a des gens qui doutent encore sur Celibidà, sur tout ce qu'il a fait. Pour beaucoup de gens, je suis un fou, pour d'autres, je suis un dictateur. Pour d'autres encore, je suis un mégalomane, je suis quelqu'un qui fait des démonstrations. Je ne réponds pas.
Seigneur des Sports. Oh, bien sûr. Le jardin de Dieu, il est immense et il est toujours fertile. Il y aura toujours de la nature. Ecco, direi che in ottemperanza all'obbligo che mi è stato dato di concludere alle 8, anche noi riusciamo a essere in tempo giusto per quelle che sono le manifestazioni di questa giornata. Bene, allora adesso sapete che esiste un centro di aggregazione, un polo di aggregazione per diffondere la poetica di questo straordinario musicista. Io ne sono il garante perché l'ho frequentato per 10 anni, con questo non voglio dire di avere il copyright, assolutamente. Ma sicuramente dei suggerimenti e dei consigli per meglio digerire questo slow food io li posso dare a chiunque sia interessato a vivere la musica come un'esperienza di accomunamento alla filosofia, di salto in qualche cosa che non sia il diletto. Non siamo giullari di nessuno. Anzi, io direi che siate dei sintonizzatori come il crescente, i musicisti in te. Vi ringrazio della vostra partecipazione.